Una scommessa vinta, quella della Catanzaro Design Week, la manifestazione pensata per promuovere il design e la cultura del progetto, ospitata nel complesso monumentale del San Giovanni nel centro storico di Catanzaro dal 22 al 25 settembre. L'iniziativa, grazie ad un programma itinerante ed articolato ideato da un gruppo di giovani architetti, ha rappresentato un punto di incontro tra progettisti e realtà produttive, uno strumento innovativo in grado di avvicinare anche il pubblico dei non addetti ai lavori al mondo del design. La manifestazione che è alla prima edizione è a budget totalmente autofinanziato, anzi ringraziamo i nostri partner che diciamo ci hanno dato una mano perché senza di loro non ci saremmo mai riusciti. Il bilancio è assolutamente positivo, siamo riusciti a prendere target assolutamente differenti, abbiamo visto dai bambini agli anziani, ai professionisti e quindi siamo molto contenti di aver portato tante persone a diciamo così, analizzare questo design che probabilmente nella nostra città ancora non è stato ben approfondito e quindi siamo contenti di aver iniziato per poter poi continuare a storicizzare questo evento. Quindi stiamo già pensando anche a come migliorarla, ovviamente perché ci sono stati alcuni dettagli che vorremmo ancora migliorare, quindi rendere il tutto ancora più complesso e se vogliamo anche più a livello proprio nazionale. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare e far capire che cos'è il design, far capire che anche in Calabria si può parlare di design e non soltanto in regioni più affermate come la Lombardia. Ovviamente il nostro obiettivo non è far emergere il tessuto industriale, perché la Calabria è povera di tessuto industriale, ma è quello artigianale. Ma visto in una nuova concezione, cioè uno sviluppo tra una collaborazione tra artigiani e designer più affermati. Abbiamo cercato di rompere un po' gli schemi, quindi creando questo format complesso, quindi caratterizzato da questo chilometro del design, quindi dislocato in diverse location, dove appunto abbiamo tenuto tutta una serie di eventi, esposizioni, talk a livello proprio come dire, qualitativo e anche informale, quindi come dire, rompendo un po' certi schemi tradizionali, introducendo anche una serie di eventi ludici, puntando sia all'attività formativa, agli eventi ludici e alle esposizioni. È stato un piacere allo spazio che ci hanno lasciato gli organizzatori di questo nuovo format qui a Catanzaro. È stato bellissimo poter ritrovare in città una manifestazione del genere che apre a nuovi scenari. Siamo espressione di quella che è la tradizione tradizionale quindi del legno, dell'artigianato locale. È fondamentale in questa manifestazione è appunto che sia a volano per tutto il territorio in modo tale da poter comunicare al meglio quelle che sono le eccellenze e le espressioni di questa tradizione, appunto.